E se il fantasma l'avesse smaterializzata? E se l'ha portata nell'aldilà? Ho paura. Beh, un po'. Ombrelli di cioccolato per proteggerci. No, per favore, smettetela. Non vi posso vedere così. Fatela finire. Il fantasma ha fatto sparire Vali. Sì. Nicholas, ma che vi succede, ragazzi? Che succede? Che state facendo? La tua principessa Valentina li ha convinti che abbiamo un fantasma in casa e guarda ora come sta. E lei dov'è? Perché prima l'ho trattata male, era in camera e che ci fa la sciarpa di Valentina lì? Che ci fa? Perché è qui? Il fantasma! L'ha smaterializzata! Basta dire stupidaggini, sarà andata in bagno, ragione, no? Giusto, avete superato ogni limite, voi. Valentina! Ora la cerco e quando la trovo la strozzo. Non ci sono dubbi. È stato il fantasma! Ascolta, mogliettina, o mi restituirete ciò che è mio, o te, Delfina, e il suo maritino finirete in galera con palle e catene. Non ti restituisco niente, pezzo di stupido, perché non hai mai avuto nulla, brutta sottospecie di ratto ricattatore. Stai attenta, Malala, rispettami e fai quello che ti dico o pubblicherò sui giornali ogni tua singola malefatta. Se vuoi la pace, esci in giardino e trattiamo da persone civili. Ascoltami, pezzente. Siamo in emergenza. Resta lì dove sei e non fare stupidaggini. Vai in giardino, in questo istante, o dico tutto quello che so. Va bene, ci andrò, ma non ora. Dormi, bambina, fai la nannina, fai l'inno. Confermato, funziona anche così. È incredibile, siamo al limite del collasso e quello stupido mi ricatta. Ecco che arrivano con la macchina della verità. Mammina, per favore, ho paura. È la nostra fine. Stupida, piagnucolosa. No, fermo, no, fermati, Lorenzo. Non posso vederti così nervoso. Mi fa male, davvero. Facciamo una cosa. Guardami negli occhi e dimmi che è tutta una menzogna, che non sei un truffatore, che non sei un bugiardo o un ladro. Io ti crederò. Ti giuro che convincerò gli 007. Perché non andate nello studio a preparare la macchina? Noi vi raggiungiamo tra un attimo. Avvisateci quando è... tutto pronto. Scusami se sono un po' fuori fase. Io lo so che non sei un furfante, che hai il cuore buono e che le uniche capaci di fare imbrogli e cattiverie sono la strega Delfina e sua madre, che dormono arrotolate come la coda del cavallo e tramano nell'ombra. Io... perdonami, adesso io vado a convincere gli 007 di non... vado a parlare con loro, aspetta. Lorenzo, spero che tu abbia un buon piano per uscirne. Ce l'hai, vero? Sì? Riuscirai a scappare, no? Certo che sì. No, siamo spacciati. Bene, possiamo cominciare. Mami! No, tesoro, non possiamo farci niente. L'inevitabile per lui non è evitabile. Lorenzo, andiamo. Io ti voglio stare vicino, capito? Devi solo dire la verità, parlare con il cuore in mano e andrà tutto bene. Tutto qui. Andiamo. Allora? Niente. E tu? No, niente. E qui dov'è successo? L'avrà portata in un'altra galassia. E se l'ha mangiata? Facciamo come ha fatto lei. Era così. Che fate? L'avete trovata? Era andata in bagno? No, non l'abbiamo trovata. Dopo il litigio con Nico sarà andata a casa. Sarà triste per essersene andata senza la sciarpa, poverina. Ed è colpa mia, L'hanno presa, i fantasmi! L'avevamo detto! Basta con questa storia! Nico, chiamala a casa, vedi se è tornata. No, per questo era qui, non può più tornare a casa. Adesso chiamala a casa sua per vedere se c'è. Io chiamo la polizia per far controllare tutta la zona, va bene? Tranquilli. Andate in camera, subito! No. Ricordatevi, non una parola di questo a Mariana. A Massimo glielo diciamo. No, e tu gli dici che ci sono i fantasmi in casa, con tutti i problemi che ha con il Crico Ragan, la madre, no? Vado a chiamare a casa di Valentina. Ciao. Che ci fai qui? Sono venuta a trovare Nicholas, so che sta male, e a vedere come andava con i Ghostbusters. Ah, no, i bambini dicono che c'è un fantasma. Comunque non vorrei che fosse un ladro. Per questo voglio chiamare la polizia. Mi piace molto vederti così. Come? Così protettivo nei confronti dei tuoi fratelli. E pensare che eri un bambino che giocava con gli aquiloni e adesso sei diventato un uomo. Per questo stai con Bernardo? Oh, Franco, non ricominciare. Io sto parlando di te. Perché devi lavorare con lui? Perché? Se prima eri contenta dov'eri, perché? La tua gelosia non ha senso, Franco. Davvero, ti fa star male. È così che mi sento. Non so che dirti, Franco, non so che dirti. Non è colpa mia se noi due siamo cugini. Neanche mia. Vedi, finiamo sempre con litigare per la stessa cosa. Non ha senso. Anche se il tempo fugge via e noi due restiamo a lungo separati,
Il tuo sorriso radioso senza dubbio accoglierà il presente di una favola meravigliosa. Franco. Che? Sei stato tu. Vedi che mi vuoi far impazzire. Ma di cosa parli, Olivia? Olivia, aspetta, Olivia! Possiamo cominciare subito. Molto bene. Si può allentare. Mi dispiace. Quanto denaro ha rubato alla famiglia Fritzenwalden? Eh? Vuole dire se hai rubato dei soldi? Beh, dille di no, niente. Neanche un centesimo. Che dice? Quanto denaro ha rubato al conte Massimo? Giuro di non aver rubato neanche una moneta dalle sue tasche. Sia conciso, per favore. Ci dica il suo stato civile. Sono single. Lorenzo, sei sposato? Ho detto sono singolo. No, spegnete questa macchina, gli faremo venire un colpo No, no, Florenzia, ascolta, questa macchina è innocua. Per favore, ci lasci lavorare. Può fare silenzio? Puoi fare silenzio, ma non vedi che stai tranquillo. Per favore, vuole gentilmente dirci se conosce l'hacker che ha rubato il denaro al conte? Sì, ma certo, gliel'ho presentato io, ovvio. Quali sono le sue proprietà? Ancora, l'ho già detto, un pappagallo. Gli domandi se è innamorato di Flora. No, ecco, questo no, sì, che ti parla, è importante, è innamorato, lo capisco. Sì, perché non risponde alla domanda del conte? Sì, l'amo con tutto il mio cuore. Bene, e quindi a questo punto quale sarebbe la conclusione? È incoerente. Molto incoerente. Che hai fatto a questa ragazza? Non abbiamo già abbastanza problemi. Questa ragazza è solo un danno collaterale. Veniamo ai nostri affari. Ascolta, non ti sopporto più. Sanguisuga ingorda. Te ne devi andare. Lasciami, Malala, altrimenti grido e scopriranno che sei qui con me. Aiuto! Sarò Felipe! Ti dirò una sola cosa, una volta che sola. Che cosa? Sono stufo di essere offeso e non permetterò più di essere escluso dalla spartizione della torta. Senti, pezzente che non sei altro. Ho già i miei problemi con l'Ippi Spilorcio che ci sta per mandare in bancarotta. Sono io quella che si è stufata. Sono io. Sarò sincero con te. Sincero al massimo. Malala, ti amo. Tu sei il mio diamante preferito. Per favore, ragiona e lasciami tornare con te nel talamo nuziale. Mio caro Bonilla. Sparisci dalla mia vista! Accidenti! Ma che donna impossibile! Ma adesso vedranno. Allora, se tutta la banda al completo è qui, questo vuol dire che all'interno della stanza dell'Ippi Spilorcio non c'è nessuno. Carambola! Devo dirigermi là per cercare ulteriori prove incriminanti. Mi dici perché ti comporti così? Spiega! Lasciami, ti prego! No, per favore, fermati. Vorrei capire. Mi tiri un libro, mi tratti male, che... Sei stato tu, l'hai fatto di proposito. Di che parli? Non ho fatto nulla, che... Andiamo, Franco, dalla poesia che mi è apparsa nell'auto. Ma che poesia? Se ti voglio dire qualcosa te lo dico in faccia, ormai mi conosci. Davvero non sei stato tu? Certo che no, te lo giuro, no... Che è successo? Beh, io ero nell'automobile e d'improvviso è apparsa una poesia sul parabrezza. Ho pensato subito a Bernardo, ma quello non è il suo stile. E se non sei stato neanche tu, che cos'è? Una casualità? Ma non lo so. Magari sono stati i fantasmi. No, per piacere, i fantasmi. Allora cos'è, Franco? L'auto forse vuole dirci di stare insieme? No, Olivia, ascolta. Vuole farci da cupido? L'unica cosa che so è che noi due vogliamo stare insieme. Questo conta. E al di là dei fantasmi, della magia, di quello che vuoi, la realtà è che io... Io ti amo. Ti amo, Olivia. Valentina! Beh, ora basta, è finita. Non mi presto più a questo gioco dei detective. Volevate le prove? Una io le avete. So. Non sono né un ladro né un truffatore. Io so che sei stato tu. Hai detto che non mi hai rubato neanche una moneta. Voglio sapere se hai rubato dal mio conto bancario. Questa è la domanda corretta. Ha mentito anche in relazione alle sue proprietà. Perché lo ha fatto? Vi ho detto che ho solo un pappagallo. Non date retta a questa stupida macchina. Questa è una vera violenza. Lorenzo, non inventare altro. Sappiamo tutti che sei un bugiardo. Siediti. E adesso le domande le voglio fare io. Che prove hai per obbligarmi? Quelle di una macchina non hanno alcun valore. Conte Minimo, perché non facciamo una cosa? Forse la macchina non riesce a sentire bene l'intensità dell'onestà. O forse trilla perché io non è regolata bene. D'accordo. Che ne sappiamo? Forse Flora ha ragione. Lorenzo passa tutto il suo tempo qui, nella nostra casa. Mai una telefonata di una donna. Mai
Nessuno può nascondere una donna per tanto tempo, no? E poi, perché mentire su una cosa così? Per conquistare Flore, è molto chiaro. No, beh, io penso che la macchina potrebbe essere rotta. Facciamola aggiustare da un tecnico e quando sarà a posto gli faremo il test un'altra volta. È possibile che la macchina si sbagli? È impossibile, questa macchina è assolutamente perfetta. Molto bene, vediamo se è così. Adesso la proveremo con una persona sincera, che sia incapace di mentire. E va bene, conte minimo, mi siedo. Delfina, siediti. Che? Delfina, siediti. Molto bene, sì, certo, capisco. Delfina. E così potremo provare che questa macchina funziona perfettamente.